Benvenuti nella mia cucina, io sono Valerio e io friggo tutto. Venghino signori, venghino, oggi mozzarella in carrozza. Questi sono gli ingredienti a nostra disposizione, ovviamente la mozzarella. Che te ne pare Isa di questa mozzarella qui? Guardala. C'è un motivo per il quale l'abbiamo scelta, perché caccia meno acqua e quindi durante la frittura dovrebbe evitare le esplosioni. Il pane in cassetta, il pepe che assieme alle uova e al formaggio useremo per fare l'intingolo nel quale andremo a intingere la nostra mozzarella, che poi sarà impanata qui nel pane grattato. Prendiamo la mozzarella. Ma non è meglio se la tagli sul tagliere? Sul tagliere, giustamente, anche perché sto tagliando il piatto direttamente. Moisa! Eh? E che cos'è sto tagliere? Incredibile. Le invenzioni, certe volte. Mettiamole qui, tutte sul nostro piattino. Io avrei tagliato prima il pane, che ora ti si bagna tutto. Tanto va fritto. Hai ragione Isa, vedete la saggezza popolare. Io qui, io la... Isa! E che cazzo? Andiamo avanti. Allora, prendiamo il pane in cassetta, lo adagiamo qui e lo tagliamo in diagonale con un solo colpo. Eccolo qua, ce l'abbiamo, il pane in cassetta tagliato in diagonale. Adesso dobbiamo inserire la mozzarella precedentemente tagliata all'interno. Ne mangio dopo, anzi sai che ti dico, ne mangio una adesso. Prepariamo questi piccoli paninetti, possiamo anche chiamarli così. Adesso dobbiamo pressarli. Premi queste mani! Perfetto. E la mozzarella non deve essere a filo, perché sennò non lo chiudi. Allora ragazzi, questo clima non mi piace, d'accordo? Cioè qui io friggo tutto, non noi friggiamo tutto, d'accordo? Allora mi assumo il rischio anche degli errori. Cade qualcosa? No, non cade niente. Ladies and gentlemen, questi sono i nostri paninozzi, che poi diventeranno mozzarella in carrozza. Ti do una chicca. Sì? L'uovo non va mai sbattuto sullo stesso contenitore dove poi lo butti dentro, perché sennò rilasci le batterie che sono presenti nel guscio. Ma scusate, questa chi l'ha chiamata? Cioè... Ecco qua. Hop! Formaggio, vai! Un po' di pepe e vai con lo sbattimento delle uova. Che canzone ti viene in mente quando faccio così? Coccolati ad ascoltare il mare. In tutto il suo giallo, eccolo qua il nostro intingolo nel quale andremo adesso a immergere e poi ad impanare nel pane grattato il nostro pane in cassetta e mozzarella. Guardate la produzione di cosa mi ha fornito, anche di una pratica pinzetta. Pinzetta. Io dico pinzetta, non riesco ad arrivare. È troppo grande il piano. Isa, ancora una, dai una mano. Immergiamolo dentro il nostro intingolo e poi lo passiamo nelle pan gratinè. Sono già belli così, ragazzi, crudi. Guardate, ma non è bellissimo? Bello, eh? Cioè, non ti dà l'idea di una cosa che fritta diventa... Neanche Cassano quando giocava nel bar. Però così sono, diciamo, abbastanza incommestibili. Prima dobbiamo friggerle. Con lui! Eccolo qua! L'olio pugliese! Isa, cosa ti dice l'olio pugliese ogni volta che lo guardi? Nella bellissimo! Nel suo packaging originalissimo. Ego te immergo! Olium! Ogni scroscio è un'emozione. Lo faccio? Alla siviliana! Siete pronti? No. Tre? Senza tutto l'olio per terra. Chiudi la bottiglia. Che pavidi. E aspettiamo adesso che l'olio arrivi a ebollizione, diventi bello bello frizzante come piace a noi. Non so come funziona. Io non la capisco. Cioè, perché in Puglia non c'è l'induzione. Ho messo turbo. Inventata. Alziamo. Io qui voglio sentire l'olio friggere. Voglio sentirmi il David Guetta dell'olio pugliese. Vai. Friggiamo. Immergo Isa? Vai. Senza paura? Piano piano però. Piano piano. Ragazzi, ma si sente l'odore buonissimo? Il profumo? Si sente. Isa? Ehi. Isa? Dimmi. Yes! Ma stai guardando che cosa sta donando al mondo la mia friggitoria. Guardate qua. Bellissimi. Stupendi. Anche un'ottima doratura. Tu l'hai vista la foto su WhatsApp? Si vede un bel colore. Un bel colore. La frittura.
Ce l'abbiamo fatta, Isa. Che cosa hai fatto? Ho fatto mele. Non sono mele. No, mamma, non sono mele, è mozzarella in carrozza questa. Ah! Assaggiamo? Assaggiamo. Vai! Ma vediamo questa qua. Parti subito dalla bomba. Buonissima! Buonissima, ragazzi, se lo dice anche Isa, siamo veramente a posto. Ragazzi, questi sono i miei allegrissimi triangoli di mozzarella in carrozza. Buonissime, buonissime per tutti, belle alla vista, buono all'odore. Devo solo assaggiarle anch'io. Vado? Vai. Quale prendo? Prendo questa che ce l'ho davanti o questa che è più cicciosa? Quella cicciosa. Quella cicciosa, brava Isa. La devi sentire la mozzarella. La devo sentire. Non posso dire niente. Sono veramente buone. No. La mia vita è completa. Mi dispiace per voi che siete a casa e non potete provare le mie mozzarella in carrozza, ma solo lasciare un like. Anzi, lasciate un like e commentate, commentate. Fatemi sapere cosa ne pensate della mozzarella in carrozza così come l'ho fatta io. Ditemi anche se la fate in maniera diversa e suggeritemi soprattutto un ingrediente da friggere nella prossima puntata di Io Friggo Tutto. Possiamo anche cambiare nome al format. Sai cosa lo facciamo diventare? Cosa? Io mangio tutto. Ebbene sì, signori, come disse Tarantino, questo potrebbe essere il mio capolavoro. Wow!